Siamo con Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione, che a Montecitorio, una conferenza stampa in cui Our Academy ha presentato la propria attività sui temi della formazione legati all'idrogeno e alla cybersecurity, insomma, un'iniziativa importante. Un'iniziativa importante perché è un think tank fatto da giovani che si occupa di, in questo caso con l'Academy, formare giovani su due temi importantissimi come quello della cybersecurity e dell'idrogeno, che non sono temi del futuro ma sono temi del presente. In particolare sul tema cybersecurity, credo che anche il Parlamento italiano stia facendo poco, sta ovviamente giustamente aspettando le normative europee che arriveranno a valle, la NIS2, il Cyber Resilience Act, ce ne sono tante. Ma credo che come sistema paese dovremmo occuparci di più. Questo governo parla di cyber e di intelligenza artificiale in maniera forse troppo allarmista, chiamando le tecnologie che fanno paura. Cyber, si parla di cyberattacchi, intelligenza artificiale, di potenziali derive, sbagliate, non etiche. Eppure queste sono invece tecnologie che hanno grandissime potenzialità di sviluppo per il nostro paese se guardate con la prospettiva giusta. Quindi bene che le normative siano fatte a livello europeo, ma anche bene che questo paese si occupi di cybersecurity e di intelligenza artificiale con un approccio propositivo e positivo, non ideologico, ma neanche non allarmista.